Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offre alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare. Il programma è offerto da... Problemi di calvizie? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Benvenuti, benvenuti a tutti voi i nostri cari telespettatori, benvenuti alla trasmissione Terminal 1, che ricordiamo è una trasmissione che è un po' fuori dalle righe, un po' fuori dai classici programmi che normalmente vedete in televisione, perché noi facciamo una chiacchierata con qualche personaggio importante, a volte no, a volte sì, ma non è importante, vi diamo una serie di informazioni. Ricordiamo ai nostri telespettatori che chi volesse rivedere questa puntata, che vi dico subito, non vi scollate dalla televisione, perché sarà un programma stupendo e avrete delle informazioni che mai immaginavate di avere, lo potete andare a rivedere sul nostro sito, che è www.altrostudio.tv. Allora, non vi dico chi è l'ospite, per la prima volta non vi dico l'ospite, perché? Perché dovete restare là e ad aspettarmi, perché prima di dirvi chi sarà l'ospite vi voglio far vedere un video. Non vi muovete, guardate il video e poi ci sarà la sorpresa. La storia del jeans tutto inizia da qua. Da qua, che era un film con Marlon Brando, oppure James Dean, che sono stati i primi a utilizzare il jeans nel loro tempo libero e diventare delle icone di un mondo ribelle. È esploso all'improvviso ed ha cominciato a essere richiesto da tutti. C'era un periodo in cui in croato la parola jeans si traduceva con rifle. Cioè la gente chiedeva un rifle Levi's, un rifle lì, un rifle. Abbiamo avuto una costante ascesa. Siamo arrivati fino a un massimo di produzione dagli anni 70 agli anni 80, 85, dove la nostra produzione giornaliera di allora era 50.000 capi al giorno. In tutti i buchi della via Geppa, via Torre Bianca, via Val di Rivo, via... ce n'era di tutto e di più. Bastava avere il jeans e aprire la sala cinesca e uno li vendeva. Era incredibile perché rappresentava un qualcosa di diverso da tutto il resto dell'Italia che ero abituato a conoscere. Eh beh, ve l'avevo detto di restare attaccati al video, perché vi avrei fatto vedere una cosa interessantissima. Ma adesso presentiamo l'ospite, eccolo qua, Giulio Frattini, proprietario della Rifle. Allora Giulio, benvenuto alla nostra trasmissione. Abbiamo visto un video che è la storia dell'Italia, la storia del mondo, ma anche la storia del jeans. Che ci racconti?
Allora, intanto Roby ti ringrazio per avermi ospitato qua. Siamo noi che ringraziamo te per essere venuti. E poi ecco, ora dicendo quello che voi avete visto nel video, avete visto mio padre, è un piccolo riassunto di quello che è stato un po' la nostra storia. Noi siamo un brand che nasce nel 1958 da mio nonno, che è mio omonimo perché ha il mio stesso nome, Giulio Fratini, e fondato insieme anche a suo fratello, da una storia molto particolare, perché mio nonno nel dopoguerra era un contadino e aveva inventato un lavoro. Aveva inventato il lavoro di andare a comprare i vestiti usati dalle truppe americane vicino a Firenze e rivenderli, dopo averli ricuciti, ripuliti, ricolorati. Tra questi pantaloni, così si può chiamare, vide per la prima volta un jeans, un denim, e dice: ma questo cos'è, da dove viene? Si informa e scopre che l'unica azienda, una delle poche, erano due all'epoca, azienda al mondo produttrice di denim, era in America, a Greensboro, la Cone Mills. Allora mio nonno prende con tutti i suoi risparmi, una storia quasi da novella, però è la realtà della mia famiglia questa, e con tutti i suoi soldi prende e va in America in barca. Torna con due pezzi di denim e incomincia a far fare a Prato, vicino a Firenze, i primi jeans 5 tasche. Da lì nasce la storia bellissima, della mia famiglia. Bellissima. Guarda Giulio, io per il lavoro che faccio giro il mondo e ho girato tutta l'Italia e vi posso garantire che di situazioni come quella che ci hai appena raccontato ce ne sono tantissime, e a me piacerebbe, anzi ti dico subito, farò prossimamente un programma televisivo dedicato a questi uomini, come tuo nonno, che ha fatto la storia, dell'industria italiana, del manufatturiero italiano. Ce ne sono veramente tante, e ecco perché mi arrabbio spesso e volentieri quando scopro che molte aziende che hanno questa storia vengono poi vendute agli stranieri e non sono più una nostra proprietà. Ora, subito una domanda, certo, a Giulio Fratini, che ricordo è il proprietario del gruppo Rifle. Ecco, una domanda che ti avranno fatto un miliardo di volte. Ma si dice Rifle o si dice Rifle? Perché spesso anche tra noi amici ce lo siamo sempre chiesti. Come si dice? Hai ragione, questa è una domanda che mi fanno tutti. Bravo. Di base sarebbe Rifle Jeans. Il problema è che però, come tutte le aziende, o tante aziende in Italia, e per quelle che sono le persone, la pronuncia non è sempre corretta, e negli anni 70-80 la pronuncia comune era Rifle, quindi in parte è rimasto Rifle nel comune. E quindi per voi va bene qualunque cosa, oppure preferite... Io sarei più felice Rifle. Perché tu sei la terza generazione, siamo punto a capo. E a proposito di terza generazione, come hai detto prima nel raccontarci la bellissima storia di tuo nonno, poi il tuo babbo, poi adesso te, tu, anche se sei giovane, all'interno dell'azienda hai già un ruolo importante e hai un background molto importante. Ora, raccontaci un po' di te, perché spesso e volentieri si racconta di chi ha creato l'azienda e non è così vero che all'interno della famiglia poi la famiglia segue l'azienda. Voi siete un caso particolare. Raccontaci un attimino, ecco, di questa storia. Io penso di rappresentare uno di quei pochi casi in cui l'azienda viene passata, soprattutto nel settore abbigliamento, settore difficilissimo, alla terza generazione. E io avevo un sogno da piccolo, e te lo dico molto chiaro, Roby, che era quello di prendere in mano l'azienda che ci ha dato tutto, fondata da mio nonno, perché avevo un legame particolare. Poi lui è mancato nel 96, e quindi chiaro, per me il non averlo potuto anche conoscere è stato un motivo anche in più per non conoscere. L'ho conosciuto, ma non come imprenditore, come avresti, non come avresti voluto, perché poi i nonni ai nipoti sono molto legati, chiaramente, e tu stai portando avanti questo. Ho voluto fare entrare in azienda. Mio padre mi ha dato la possibilità circa un anno e mezzo fa. Poi non ti nego che sono molto giovane, e quindi lo si vede, per lo si molte vede. Cose io non ho nemmeno la conoscenza e l'esperienza per gestire in maniera indipendente un'azienda come questa, e ovviamente io sono al fianco di mio padre, e mio padre mi sostiene in tantissime cose, insieme anche a Stefano Minucci e Paolo Wolfram, che fanno parte del consiglio di amministrazione. Gli studi, ecco, le ambizioni, i tuoi sogni. 22 anni, non si può non sognare. Dimmi come sei arrivato a questo. Ecco, intanto è stato anche un po' una strada molto ripida, no? Perché ho studiato molto, io sono ingegnere, ho studiato al Politecnico di Milano, poi ho fatto una specialistica in finanza e un master in Inghilterra. Ovviamente non mi è mai piaciuto studiare, ti sono sincero, perché sennò sarei un bugiardo, però
la voglia e il sogno di cercare di rilanciare un'azienda che forse ha perso un po' della sua vecchia lucidità negli ultimi 10 anni, è stata la benzina che mi ha fatto andare avanti nello studio, nella vita di tutti i giorni e soprattutto nel voler fare un qualcosa di grande. E lo studio sicuramente per tutti i ragazzi giovani come me è lo strumento migliore per affiancarsi poi al mondo. E ora i sogni? Arriviamo ai sogni, perché chiaramente uno che studia, certo, ha delle ambizioni, avrà dei sogni, e in questi sogni il mio sogno, ce l'hai già detto, il tuo sogno è l'azienda. Il mio sogno è l'azienda, ma cercare non soltanto di entrare, perché ormai sono nell'operatività quotidiana, ma soprattutto rispolverare la fama che Rifle aveva negli anni 80-90, anche perché il video che abbiamo visto prima rappresenta, e mio padre dice anche, 50.000 paia di jeans prodotti. Che sono un numero, che producevate in Italia? Producevamo internamente a Barberino del Mugello, dove tuttora abbiamo la sede. 50.000 paia di jeans al giorno. E siete arrivati in tutto il mondo? Siamo arrivati in Italia, nei paesi dell'est, Svizzera, Russia, Germania. È stato il primo negozio ad aprire in Piazza Rossa insieme a McDonald's. E perdonami, volevo fartela dopo questa domanda, ma te la faccio subito. E oggi il vostro mercato è un mercato italiano, europeo, internazionale, ma da quello che mi dici, cerco di cogliere alcune cose, vi volete espandere. Io sono molto ambizioso. Infatti erano i sogni, no? Esatto, quindi fa parte dell'essere giovane, e io dico sempre, il mio babbo, e io dico babbo anziché papà, è l'esperienza, i capelli bianchi, è la sensibilità. Io sono invece la piradura, c'è l'energia che spinge e cerca sempre di andare oltre. Quindi il mio sogno è cercare anche di dare più visibilità, ma soprattutto internazionalizzare l'azienda, perché ora il 95% del fatturato lo facciamo sul territorio italiano. Ah, il 95% lo fai a livello nazionale? Sì, esatto. E quindi siamo tra i leader a livello italiano da un punto di vista numerico. Poi ovviamente ci sono altri brand più internazionali di noi che recuperano gran parte del fatturato, soprattutto. Ecco, visto che tu vivi questa realtà, io un piccolo pensiero, io mi ricordo negli anni 80, 75, 80, 85, io ero uno di quelli che, come nel video, andava a comprare i vostri jeans, e ne ho avuti diversi, ma come me tanti amici, no, della mia età. Poi in effetti hai detto, la società per un po' non è scomparsa, ma forse ha avuto la concorrenza degli americani che sono arrivati, forse per tutta una serie di motivi, non si è più sentita così forte come una volta. Cos'è successo in quel periodo? Allora, sicuramente il mondo dell'abbigliamento, il mondo anche del jeans, è cambiato negli ultimi 50 anni, negli ultimi 60 anni. Mio nonno aveva una filosofia diversa da quella che è ora, perché mio nonno sosteneva che il jeans doveva essere un capo di abbigliamento per tutti e che dovesse durare in eterno, perché il jeans nasce come indumento dal lavoro, cioè i cowboy avevano, certo, prima per andare a cavallo questo indumento per non bucarsi. Infatti il nome anche Rifle nasce da Tex Willer, perché mio nonno era appassionato di fumetti, leggeva Tex Willer. Bellissimo, questo. Allora, non so se avete capito, suo nonno faceva un altro lavoro, era contadino. Era un contadino, signori, era un contadino. Decide di andare a prendere questi vestiti, sistemarli. Poi adesso legge Tex Willer, che per noi in quegli anni era una delle poche riviste, insieme a Topolino e Paperino, che leggevamo, e inventa questo nome. Noi non lo sapevamo, no. Giuro, io non sapevo questa cosa, come non sapevo che tuo nonno faceva il contadino, e queste sono le cose belle della vita. Ecco, ma alla fine rispondimi un attimino, cos'è successo? Ecco, dal fatto che il jeans per mio nonno doveva essere di tutti, eterno e per tutti, a un costo basso, negli anni 80 è venuta un'altra tendenza con marche che incominciavano a nascere, come anche Diesel e Replay, che ora sono fama internazionale, mondiale, con un concetto completamente diverso. Cioè dicevano, il jeans deve essere fashion per pochi, venduto a un prezzo altissimo, con markup altissimi, e deve rappresentare una moda, e quindi non il capo di abbigliamento al fine che serve a lavorare, no?
E quindi in quel periodo eravamo sempre molto forti, perché il nostro massimo l'abbiamo vissuto fine anni 80, anni 90. Quando io avevo 10 anni, sto scherzando, ne avevo più di 20. Io stavo nascendo, quindi. E fino a poi, dopo aver avuto il predominio di marchi più fashion rispetto ai marchi classici, come potevano essere lì Wrangler. E con l'avvento, utilizzo lo stesso verbo, lo stesso soggetto, con l'avvento del tuo babbo e col tuo avvento, è cambiato qualcosa, sta cambiando qualcosa, oppure siete rimasti in quella logica del nonno? Allora, questa è una cosa con cui io mi scontro con mio padre, ma abbiamo una visione sotto certi aspetti abbastanza simile, perché per me il jeans rifle deve avere una qualità prezzo fantastica, imbattibile, quindi io ti vendo il miglior jeans che tu puoi trovare nel mercato al miglior prezzo. Ok? Quindi il nostro jeans, noi abbiamo gli stessi fornitori di Replay, Diesel, di Dondup, di tanti altri. Dei marchi migliori, famosi, no? Marchi che insieme al vostro migliori, sono quelli più conosciuti, diciamo, bravo, così, Armani, che hanno usato un marketing particolare e si sono fatti conoscere. Esatto, però la differenza tra noi e loro è che loro vendano un nome, e quindi essendo legati anche a dover sostenere spese di comunicazione, certo, marketing, eccetera, eccetera, ovviamente hanno dei markup che noi invece non abbiamo. Quindi il nostro valore di sell out è un jeans dai 60 euro fino ai 110, massimo la ciliegina sulla torta 119, mentre gli altri jeans, non so, vanno dai 150 come minimo, 140 fino ai 250, 300. E tu personalmente che cosa stai pensando, o che cosa pensi di fare? Di seguire la linea tracciata dal nonno e dal babbo, oppure di adeguarti a quella che in questo momento forse è il mercato che viene attratto di più? Quello che mi piacerebbe fare è vestire il mondo con i miei jeans. Questo è, diciamo, e io te lo auguro. E per vestire il mondo, o perlomeno il più persone possibile, secondo me non puoi andare in un momento come questo su una clientela di fascia alta, perché alla fine un jeans che costa 300 euro non se le possono permettere in tanti. E si può, senza togliere e si può, niente, però ovviamente alla qualità. E si può organizzare, appunto, una qualità buona, un mercato ampio, come dici tu, e una comunicazione che comunque deve far conoscere ancora di più il tuo nome, perché come hai detto tu e come io ti dico, noi, il mio mondo lo conosce bene, però forse c'è un mondo che deve conoscervi meglio, o no? Assolutamente, infatti noi puntiamo molto anche sul cercare anche di aggiornare con i tempi anche la comunicazione, quindi anche il nostro ufficio marketing si occupa di promuovere sempre in forme diverse anche il brand, anche perché un brand con 60 anni di storia, che il prossimo, tra due anni, un anno e mezzo ne facciamo 60, ha un'esperienza, un know-how che marchi da 20 anni, e nel mondo dell'abbigliamento sono già tanti. Assolutamente. Ci mancano pochi secondi. Chiediamo ai nostri telespettatori di non spostarsi, perché avete visto quante cose vi abbiamo raccontato. Non vi muovete, c'è la pubblicità, perché è l'anima del commercio, e poi ritorniamo qua. Aspettateci. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offre alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare. Bentornati alla seconda parte di Termina l'Uno. Come vi avevo detto, avevamo un ospite veramente, veramente importante. Si chiama Giulio Frattini ed è uno dei proprietari, fa parte della famiglia, della società Rifle o Rifle. Poi andiamo a vedere, io la chiamerò Rifle perché io già negli anni 80 la chiamavo Rifle. Allora Giulio, abbiamo parlato un po' della storia, di quello che sono i tuoi sogni, di quello che sarà la tua scommessa, il tuo progetto, perché comunque tu sei la terza generazione e devi portare qualcosa all'azienda, assolutamente, e io penso che il tuo papà e tutte le persone che ti sono vicine si aspettano che tu porti qualcosa, perché è importante. Però adesso parliamo invece dei prodotti, di quello che sta succedendo. Abbiamo parlato che Rifle è un brand, l'abbiamo chiamato un total look, uomo-donna. Spiegaci bene a me e
a me che ci capisco poco, ma soprattutto ai nostri telespettatori, che cosa vuol dire e che cosa state pensando di fare in merito a questo? Per noi Total Look si intende ovviamente dal pantalone alla felpa, alla maglietta, quindi alla shirt, alla magari camicetta, la camicia in denim, che per noi è un must, così considerato. Quindi noi da CEP, e questo io ci tengo a precisarlo, perché fino agli anni 70 noi facevamo solo jeans e pantaloni. Negli anni 70 mio padre Sandro ha incominciato facendo felpe, magliette e cercando di creare appunto un total look completo con uno stile e un DNA rifre. Quindi ovviamente noi siamo in proporzione sempre più denim, jeans, quindi pantalone, chino sul valore di vendita sell out, però il total look sta sempre prendendo più piede. In questa logica, ecco, noi abbiamo una proporzione più uomo che donna da un punto di vista di collezione, su quelle che possono più essere... Più uomo che donna, e anche perché la donna si è inserita un capellino dopo, perché negli anni, fine anni 50, anni 60, il jeans, anche se era un indumento molto trasgressivo, era portato meno dalle donne rispetto agli uomini, era un capo più maschile, essendo anche molto più rigido e più duro. Ovviamente noi cerchiamo ora pian piano, io anche in prima persona, di portare il percepito di rifle anche su la donna, quindi andando a ricercare delle vestibilità fantastiche con cui la donna si possa sentire bene e dando un valore aggiunto sempre nella qualità del denim. Caro Giulio, ho una domanda da farti. Tu, giovane imprenditore, laureato, con tanti sogni, però oggi viviamo nel mondo della comunicazione. E la comunicazione è importante. Che importanza dai tu al mondo della comunicazione? Beh, la comunicazione è fondamentale per un'azienda soprattutto di abbigliamento. Io, essendo anche molto giovane, sto puntando molto anche su dei settori diversi da quelli normali. Che è il futuro, diciamo così. Secondo è il mondo me del sì, futuro. Ecco, per me la mia scommessa, oltre a quella rifle, no? Cioè sul mondo social. Quindi tutto quello che è Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, che ti danno delle possibilità da un punto di vista di visibilità, certo, che non ci si immaginano nemmeno. E io fino a un anno fa, nel periodo in cui ho iniziato a sponsorizzare l'azienda sui social, ovviamente non mi immaginavo nemmeno. Per farti due numeri, no? Per farti capire, noi dal primo gennaio 2016 fino al primo aprile abbiamo ottenuto circa 1,5 milioni di visualizzazioni con un budget bassissimo. Eh sì, infatti. Qual è la comunicazione che ti dà, tra virgolette, questa visibilità? Assolutamente. Poi il tuo mercato, un mercato particolare, dei giovani e di quelli con una fascia di età, che quel tipo di strumento lo utilizza moltissimo. Per farti sorridere, ti vorrei dire che stai parlando con una persona che è stato uno dei primi che ha portato internet in Italia, per cui conosco molto bene quel mondo e ho anche studiato un pacchetto che si chiamava Economy Account insieme all'Università di Pisa. Quindi io a quel mondo ci credo tantissimo, dico soltanto che bisognava saperlo gestire in maniera un po' diversa, ma adesso i giovani vedo che lo stanno utilizzando nella maniera giusta, anche perché è un mezzo internazionale, tu con quel sistema arrivi da tutto il mondo, devi solo comunicarglielo, giusto? Comunque, e tu dal tuo computer, in qualunque parte del mondo sei, puoi indirizzare la tua comunicazione in zone precise del mondo. Un'altra cosa, ovviamente invito tutti i telespettatori certo. Andare anche sulla nostra pagina Rifle a vederla sia su Facebook e Instagram soprattutto. Ci vuoi dare l'indirizzo? Metterci like, basta mettere Rifle Jeans. Rifle Jeans, e invece il vostro sito è www.riflejeans.com. Quindi andate a vedere tutto quello che stanno facendo, soprattutto quello che farà anche negli prossimi anni Giulio Frattini, che come vedete è giovane e che sicuramente sta facendo un percorso che, come ho detto prima, non è assolutamente facile, perché avere dietro dei mostri sacri come il nonno e il papà che hanno fatto quello che hanno fatto non è assolutamente facile, e spesso e volentieri nel mondo economico industriale che io visito in Italia non è così facile e non è così semplice trovare il nipote o le persone della famiglia che vanno avanti con l'azienda, perché hai sempre è un po' come nel calcio, no? O nella musica, quando hai un punto di riferimento pensano che tutto ti sia dovuto e tutto sia facile per te, ma non è così, perché c'è sempre una battaglia all'interno di generazioni che devi conquistare, ma questa sarà la tua bravura. E a proposito di conquistare, adesso io farei lanciare un video
Non vi muovete, ve l'avevo detto che ci sarebbero state diverse sorprese. Lancerei un video, ne parliamo dopo. Potete lanciare il video, per favore? Beh, ragazzi, vengono i brividi a vedere una persona così, è stato un grande, è stato un personaggio importante, non solo nel mondo della MotoGP, ma nel mondo dei giovani, un punto di riferimento, oggi non c'è più, però l'abbiamo voluto trasmettere perché voi siete molto legati al mondo dello sport. Raccontaci un attimino qual è il vostro legame al mondo dello sport e magari anche qual è stato qualche aneddoto sul vostro rapporto con Simoncelli. Guarda, Roby, ho la pelle d'oca perché prima di tutto il nostro non era solo un rapporto lavorativo, era un rapporto d'amicizia. Io ero piccolo, però lo conoscevo bene, eravamo amici. Colgo l'occasione anche per salutare Paolo, il babbo di Sic, di Marco, con il quale poi collaboriamo ancora nel mondo delle moto, sportivo, soprattutto per i ragazzi, con la fondazione che ha fatto Marco Simoncelli. E vi voglio raccontare questo piccolo aneddoto, un po' triste però, che me lo ricorderò per tutta la vita. Eravamo nella zona di Rimini, intorno, a correre con le macchine, insieme anche a Graziano Rossi, il babbo di Valentino. Eravamo a pranzo e Marco mi fa, perché io all'epoca avevo 18 anni e volevo la moto a tutti i costi, mio padre ancora non me l'aveva mai comprata, giustamente forse, perché diceva che il pericolo non sei te, ma sono gli altri. Quello che dico sempre io ai miei figli, la stessa cosa dico, guarda che io so che voi siete bravi, sono gli altri che spesso e volentieri sbagliano. Bravo, e lo sai che quella testa di capelli che mangiava, ed era un ragazzo veramente d'oro perché era alla mano, oltre a essere un grande campione, quindi era una persona con cui ti potevi parlare veramente di tutto. Alza la testa e mi fa, Giulio, no, bisogna correre in pista, la pista è sicura, la strada è pericolosa, non corro nemmeno io. Poi il 23 ottobre 2011 è successo quello che è successo. Pensate a che cosa succede, un ragazzo, anche lui giovanissimo allora, che dice a te, dà questo consiglio e poi abbiamo visto purtroppo come è finito. Ma guarda, il rapporto con Marco è stata una storia d'amore fin dall'inizio, soprattutto tra mio padre e lui, che vedeva come un figlio, perché Marco, il suo numero è 58, ma il 58 era anche il nostro numero, perché l'azienda è nata nel 1958. Bellissimo. E quindi quando mio padre gli proposero questa cosa, lui era in 250, disse no, questo ragazzo deve essere uno dei nostri, della nostra famiglia. E così lo contattò e creò questo rapporto lavorativo. Basta Giulio, perché sennò diventiamo troppo tristi, e Marco è nel cuore di tutti e ne parleremo poi, magari faremo una puntata dedicata a lui. Adesso, siccome purtroppo il tempo corre, io manderei subito un video e parliamo di quello che saranno le novità della collezione, perché adesso, signori, qui bisogna andare a vendere, bisogna andare a comprare, qua c'è un mercato da conquistare. Possiamo mandare il video del backstage, per favore?
Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, caro Giulio, raccontaci un po' che cosa avete fatto, come l'avete pensato questo spot e quello che sarà il vostro futuro, perché questa è la nostra nuova campagna, no? Allora, questa è la campagna che noi ora abbiamo in giro, pubblica, e è un'idea nata anche da un gioco con mio padre e i ragazzi interni all'azienda, perché diciamo, ma facciamo che mischiamo la gente normale, che poi siamo noi, certo. Quindi la signora bionda è la signora che lavora, la donna delle pulizie in azienda. Poi c'è un altro ragazzo che... gli attori sono persone che lavorano con voi? Gli attori sono persone che lavorano con noi. Quindi il concetto di legare la gente di tutti i giorni, perché noi vogliamo vestire la gente di tutti i giorni, a quelli che ovviamente affiancati da due modelli professionisti, che è l'uomo con la barba e la ragazza. E questo è un gioco che ha preso il nome di Once and Forever, una volta e per sempre, come per dire che tu lo metti sì, fin quando sei giovane, bello, eccetera, eccetera, ma anche poi per il proseguo, per sempre. Però è bellissimo questo legame tra la storia, quindi come nasce il jeans e la volontà, diciamo così, di tuo nonno di capire che quello poteva essere un prodotto per tutti, e la volontà del futuro invece che abbiamo visto nel nostro video e che è un futuro legato sempre a tutti, però un prodotto diverso, che sarà comunque un prodotto diverso, no? Rinfrescato sicuramente da quello che è un po' gli aggiornamenti del periodo, anche se la nostra pasta al pomodoro, così come io la chiamo, la continueremo a vendere, cioè quel jeans che ci ha reso famoso con il denim classico e la vestibilità classic, che è quella che i nostri consumatori sono ancora abituati a comprare. Ecco, una domanda, continuate a fare la produzione tutta in Italia o avete anche della produzione fuori Italia? No, non possiamo più produrre in Italia e non produciamo più ormai da fine anni 90, metà anni 90, perché ovviamente i costi sono assolutamente alti, però produciamo tutto sul bacino del Mediterraneo, tra la Tunisia e la Turchia. Ah, perfetto. E quindi lì abbiamo la confezione del denim, del jeans, è un livello molto molto alto. Vabbè, allora, purtroppo è finito il nostro tempo, però sicuramente ti inviterò nuovamente, perché abbiamo raccontato solo una piccola parte della vostra storia, ma vedrete che se poi facciamo quel famoso programma di cui vi ho parlato prima, la prima puntata la dedicheremo alla vostra famiglia, perché mi è piaciuta. Io ho scoperto oggi, avevo letto qualcosa, ma ho scoperto oggi delle cose bellissime. Cosa devo dirti? In bocca al lupo, speriamo di vederti in giro per tutto il mondo. Ricordiamo ai nostri telespettatori, a tutti quelli che vedranno questo programma, che è un prodotto completamente italiano, di una società italiana, di uomini e persone italiane. Saluto Giulio Frattini, ricordate www.riflejeans.com e che ti devo dire? In bocca al lupo, perché ti voglio vedere fra 20 anni. Che hai fatto chissà che cosa, se lo devi venire a raccontare. Ti ringrazio. Vi ringrazio a tutti e vi faccio un saluto, sperando di vedervi con i nostri jeans. Assolutamente sì, sarà così. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao. Il programma è stato offerto da... Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offre alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare.